San Polo, un'altra tappa della nostra campagna elettorale con lo zaino per girare tutta la provincia di corsa il più possibile. Siamo in un'area abbastanza particolare, oggetto di un progetto di rigenerazione urbana, bellissimo progetto, molto grande, finanziato in parte dalla regione, con alcuni problemi che sono rimasti sul tavolo e che meriteranno di essere ripresi anche nei prossimi mesi ed anni. Ne parliamo con una importante rappresentanza sampolese. Chiara, dici un po' di più di questo intervento. Sì, questo è un luogo molto speciale anche per la nostra comunità, perché insomma, qualche decennio fa ha raccolto una parte importante di socialità e di sport sampolese. Poi insomma negli ultimi anni è stato un po' caduto un po' in disuso per tristi magari vicende di gestione, e noi come amministrazione comunale 2 anni fa, quando siamo stati eletti, abbiamo puntato ovviamente su una riqualificazione di quest'area, chiesta anche a gran voce da parte dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Volevamo appunto che tornasse un luogo di aggregazione, lo è stato per molto tempo, di aggregazione giovanile e sportiva, come dicevo, e quindi abbiamo deciso di portare avanti una progettualità importante rivolta a quest'area. Diciamo che è stata un po' in concomitanza anche con la nostra campagna elettorale, ed è stato anche un bel modo di ascoltare le associazioni del nostro paese. Sono tante, preziosissime da tantissimi punti di vista, e appunto abbiamo raccolto delle sollecitazioni importanti, quindi di un luogo di aggregazione nuovo sportivo legato ai giovani, ma non solo, e quindi abbiamo creato questo progetto andando poi a cercare un finanziamento regionale di riqualificazione urbana. Abbiamo fatto appunto un percorso partecipato con tante persone, come dicevo, e poi dopo abbiamo avuto l'onore di incontrare l'architetto Denti, che è riuscito a creare un progetto di cui poi ci parlerà dal punto di vista più architettonico, ecco. Noi mi sembra esagerato, comunque. In ogni caso sì, di fatto è un piano di rigenerazione e riqualificazione urbana su 3 ettari circa di terreni, nel quale vengono, diciamo, riattivate delle funzioni che negli ultimi 20 anni sono andate a perdersi, quindi in particolare tutte quelle legate alla socializzazione e alla cura delle debolezze sociali. Quindi è prevista una riconfigurazione completa dell'area e la realizzazione di alcuni edifici che possono ospitare esperienze di social housing, esperienze di, diciamo, socializzazione di soprattutto della parte giovanile della popolazione, e in un qualche modo anche intercettare esigenze legate al microturismo e rivalutazione dei percorsi di diciamo visita del territorio, perché questo è un luogo, è uno dei principali nodi sul grande asse territoriale che è quello della Valdenza, quindi una specie di parco lineare in Fieri che, diciamo, da Vetto arriva a collegarsi al Po. Il progetto poi dopo è proseguito e diciamo che questa giunta ha portato avanti anche altri micro progetti con un po' le forze nostre. Ad esempio Marco, il nostro vice sindaco, e Luca, il nostro assessore, hanno appunto continuato ad incontrare le nostre associazioni per dei progetti più di carattere sportivo. Esatto, vogliamo riempire di contenuti quest'area, perché dopo ci parlerà Elisa della parte del social housing, però a livello sportivo questo è il cuore proprio di San Polo, e in termini sportivi abbiamo campi da tennis, insomma proprio è il nostro lido sportivo sampolese. Qui dobbiamo dare contenuti, abbiamo incontrato delle associazioni locali che sono interessate a sviluppare dei temi anche particolari, magari di nicchia, come possono essere i ragazzi del paintball e altre iniziative. Vogliamo continuare a fare lo sgambamento per i cavalli, anche dare spazio quindi ai cani, con sgambamento cani, provare a fare qualcosa di un po' innovativo, come può essere uno skate park e anche mountain bike, mm-hmm, elettriche, dare spazio anche a questa parte dell'elettrico, del nuovo, cioè una nuova frontiera del green. E niente, ci stiamo lavorando, perché non vogliamo che sia comunque, cioè, un contenitore, ma deve essere pieno di contenuti. Sì, assolutamente pieno di contenuti. Sì, la nostra parte, io sono assessore del servizio sociale, quindi mi occupo in prevalenza appunto di problematiche relative al sociale,
era stata la combinazione della rigenerazione urbana combinata al social housing, perché secondo noi queste cose funzionano molto bene assieme e si integrano bene assieme. Abbiamo vinto la parte del bando che riguarda il social housing, quindi verranno realizzati degli alloggi di social housing, appunto, come diceva l'architetto Denti, che sono inseriti all'interno di un contesto, appunto, che deve essere valorizzato dal punto di vista della socialità. Parte di questo progetto è anche sulla carta per il momento, perché siamo chiaramente alla ricerca di finanziamenti per poter completare la riqualificazione di tutta l'area. C'è la realizzazione di un piccolo campeggio, di una piccola sosta per i camper. In parte abbiamo già lavorato sulla zona degli orti sociali, che è un progetto che aveva curato il comune, ma che va comunque a completamento dell'area, per cui è tutta un'area che si riqualifica in questo ambito, perché non dobbiamo dimenticarci che anche il tema della socialità non è solo quella delle abitazioni, che è un tema molto pregnante, perché soprattutto nei piccoli comuni è un'esigenza vera e reale. Ma soprattutto anche perché bisogna inserirli all'interno di contesti dove non vengano lasciati da soli. Insomma, questo era un po' quello che ci premeva portare avanti. È un bellissimo esempio di un progetto di ricucitura del territorio, ma anche di ricucitura della comunità. Il fatto di far partecipare fin dalla fase progettuale la popolazione, il fatto di coinvolgere i microprogetti, il tessuto associativo, dimostra come attraverso un intervento urbanistico, ruspe, cantieri, si possono poi anche in realtà riallacciare delle relazioni, dei momenti di socialità dentro la comunità. E però ci sono dei però. Intanto progetti molto grandi, molto importanti, che vengono finanziati solo parzialmente dentro i bandi regionali e mettendo in difficoltà magari l'amministrazione comunale, che deve contribuire con le proprie risorse, con tutti i problemi legati all'indebitamento e alla sostenibilità dei bilanci comunali. E poi il fatto che non sempre si riesca a rendere attrattiva l'operazione per il mondo privato, che potrebbe invece compartecipare alle spese, e questo sta in capo, io credo, a un ragionamento di completamento della legge urbanistica, che è già uno strumento che di per sé agevola il ritorno e il ripristino del dialogo tra il pubblico e il privato, ma rispetto alla quale mancano alcuni capitoli fondamentali che andranno scritti nei prossimi anni. E da ultimo il tema legato al fatto che su un intervento di questo genere confluiscono per forza di cose settori differenti e che però si muovono slegati l'uno dall'altro. Viene finanziato il social housing, ma magari non trova un finanziamento corrispondente attraverso la legge sullo sport, la parte di attrattiva e di realizzazione delle infrastrutture sportive, oppure viene finanziato il social housing e non c'è un corrispondente finanziamento su quelle che sono le aree per i campeggi. Ecco, provare su macro progetti come questi a far convergere, utilizzando la regione come cabina di regia, più finanziamenti legati ad assessorati differenti, bandi differenti, che però a un certo punto finanziano tutte lo stesso identico intervento, perché possa essere realmente realizzato, perché farne solo un pezzo vanifica l'intera operazione.